Dopo la sconfitta di Pagani, la Lupa Frascati è attesa dal secondo big match consecutivo. Sempre con una campana dalla seconda si passa alla capolista per alzare sempre di più il livello di difficoltà e testare le proprie ambizioni. Sfida che potrebbe anche già assumere i contorni di uno scontro in ottica promozione diretta. Ed infatti, a fare da cornice nella partita più importante del sedicesimo turno del Girone G, nel suggestivo scenario dello stadio 8 settembre, c'è il pubblico delle grandi occasioni. In apertura, il primo tentativo è del Sorrento, ma il sinistro a salve di Gaetani non preoccupa Casagrande, che vede il pallone sfilare alla sua sinistra. Ad essere più pericolosi sono i locali con Yuri Senesi, che prova il destro piazzato sul quale Del Sorbo con il suo volo plastico attiva il semaforo rosso per fermare la traiettoria partita dal piede del 10. È una Lupa aggressiva che pressa alto e fa girare il pallone meglio degli avversari, le trame sgorgano da entrambi i versanti e 8 minuti più tardi ci prova anche Gemmi con questa conclusione dalla media distanza che scalda i guantoni a un Del Sorbo ancora attento. Nella ripresa gli ospiti iniziano col piede giusto e al 13esimo sulla palla regalata da Rufo a Scala ecco l'episodio sliding doors della gara. Gaetani sullo slancio va giù in aria dopo aver provato la deviazione decisiva davanti a Casagrande. Il signor Acquafredda vede il contatto con l'estremo difensore della Lupa e senza pensarci due volte decreta e conferma il penalty. Situazione quantomeno dubbia e non sarà la sola. Sul pallone va lo stesso numero 9 che rimane freddo dagli 11 metri, calciando forte a mezza altezza e non lasciando scampo a Casagrande, ottavo centro in campionato per il bomber dei campani e ospiti che al quarto d'ora della ripresa mettono la freccia. Il Sorrento a questo punto agisce solo di rimessa e la Lupa torna a farsi vedere con Senesi che al 17esimo prende l'iniziativa e dopo aver eluso un paio di avversari ci prova con questo destro. Forza e mira sono quelle giuste, manca solo un po' di angolo. Padroni di casa che non demordono e anche senza pungere creano comunque apprensione nella retroguardia avversaria. Gemmi semina un avversario, sterza e crossa basso in aria. Sul pallone si avventa Persano che cade all'interno dei 16 metri. Il contatto c'è, ma in questo caso non altrettanto gli estremi per la massima punizione, secondo il direttore di gara che non soltanto sorvola, ma ammonisce anche il 90. Ma l'episodio più eclatante che fa letteralmente deflagrare gli animi dei padroni di casa è quello che accade in pieno recupero. Pompili riceve lo scarico e si incunea, destro secco sul palo lungo sul quale forse arriva una deviazione sotto misura in posizione di offside. Le immagini non chiariscono fino in fondo, ma ancora una volta stupisce fin quasi ad insospettire la solerte fiscalità con la quale il direttore di gara assume la sua decisione. Gol annullato e proteste veementi che però non dissuadono il signor Acquafredda. Un nome che risuona terribilmente coerente alla realtà perché un attimo dopo arriva il triplice fischio che manda tutti negli spogliatoi e riserva una doccia ghiacciata alla Lupa Frascati. Gli uomini di Roberto Chiappara escono sconfitti per la seconda volta consecutiva da un big match, sempre per una questione di episodi e senza raccogliere quanto avrebbero meritato. Esulta invece il Sorrento che passa anche senza brillare ed è sempre più capolista.